cari bambini delle videococcole, nella posta di oggi vi vorrei leggere alcuni dei messaggi che ci avete inviato in questa settimana. Siete pronti? Allora, Fabio di Ancona ci scrive che lui ama la musica, suona la chitarra e guarda sempre il nostro musicoterapeuta Fabrizio, che saluta. E saluta e ringrazia anche i nostri clown Yalin e QQ perché lo fanno divertire sempre tanto. E a noi fa tanto piacere questo, Fabio. Invece Davide da Macerata ci saluta e scrive che ci ama, che ama guardarci e che con suo fratello Francesco fanno sempre i nostri giochi e i nostri laboratori. E inoltre scrive: sai che anche noi inventiamo dei giochi? È meraviglioso! Ma allora noi li vogliamo conoscere. Mi raccomando, fateceli conoscere e fateci sapere quali sono i vostri giochi preferiti tra quelli che noi vi proponiamo. Inoltre Silvia di Fano manda un abbraccio a suo papà che lavora in ospedale e di cui va fiera e ci scrive soprattutto in questo periodo. E lo siamo anche noi, Silvia, e approfitto per mandare un caloroso abbraccio a tutti i medici e gli infermieri che in questo periodo stanno svolgendo davvero un lavoro straordinario e meraviglioso. Prima di salutarci, vorrei ricordarvi il concorso che abbiamo lanciato per questo mese di giugno con le nostre volontarie, Silvia, Erika, Chiara e anche Federica. Allora, vi ricordate? Vi abbiamo fatto vedere ogni settimana dei fiori. Infatti stiamo componendo il nostro prato fiorito su questo bellissimo cartellone. E siamo davvero curiosi di sapere come sono i vostri prati fioriti e quali sono i fiori che voi amate di più. Quindi inviateci le vostre foto, le vostre creazioni e poi il più bello, il cartellone più bello, sarà premiato con alcuni gadget della Fondazione. Quindi noi vi aspettiamo. Adesso con la posta ci fermiamo, ma 3, 2, 1, si gioca! Oh, eccoci qua. Allora, siete pronti? Siete carichi per giocare, bambini? E allora partiamo subito con il primo gioco. Guardate! Per questo gioco ci servono dei fogli di carta, una matita, un righello, un paio di forbici, dei colori e un pennarello. Questo memo ci permetterà di giocare con l'italiano attraverso immagini e sillabe. Scopriamo come. Dividiamo un foglio in diversi quadrati del lato di 7 cm per 7 cm. Se avete delle immagini da poter stampare e colorare, così come ho fatto io, benissimo. Altrimenti potrete disegnare direttamente tutto quello che volete. L'importante è che i quadrati siano tutti uguali per non essere riconoscibili una volta girate le facce. Benissimo, una volta finiti i quadrati incolliamo le nostre figure sopra il foglio e poi andiamo a ritagliare. Ecco qui le nostre immagini ritagliate e colorate. Queste saranno le nostre carte immagine. Poi dividiamo un altro foglio in rettangoli di 3 cm per 7, su cui scriveremo le sillabe che compongono le parole delle immagini colorate.
Ecco qua. Quindi andiamo a scrivere le sillabe nei rettangoli appena fatti. E così via. E quindi andiamo a ritagliare di nuovo. Ed ecco qua le nostre carte sillaba. A questo punto il gioco può avere inizio. Giriamole tutte, mescoliamole, disponiamo le nostre carte immagini sotto e le carte sillaba sopra. Benissimo. A questo punto il giocatore di turno per prima cosa dovrà scoprire un'immagine. Ad esempio la rosa. Quindi dovrà cercare di trovare le sillabe che compongono la parola dell'immagine scoperta. Quindi in questo caso rosa. Ecco, se già la prima sillaba non corrisponde, dovrà girare tutte e due le carte e il gioco passa al giocatore successivo. Altrimenti, se riesce a indovinare le due sillabe che corrispondono all'immagine, potrà acquistare il suo primo punto e quindi andare avanti cercando di scoprirne altri. Ovviamente vince chi riesce a guadagnarne di più e ad abbinarne di più. Buona memoria! Carino, no? E andiamo avanti subito subito con un altro gioco invece. Poi mi dite che cosa ne pensate, eh? Per questo gioco servono 16 bicchieri di carta, ma potete sopperire anche con i nostri tanto amati tappi di colore diverso, di tre colori diversi, colori a tempera oppure a spirito, scotch carta e un cartoncino bianco. Con la tempera o gli altri colori che preferite, colorate la base rovesciata dei bicchieri in modo che ce ne siano tre di un colore, ad esempio il rosa, tre di un altro colore, e io l'ho fatto, come vedete, blu, e due di un altro colore, e io li ho fatti verdi. Mentre lasciamo asciugare i bicchieri, con lo scotch carta faremo due scacchiere come queste sul nostro tavolo. Dal cartoncino bianco ritaglieremo tre cerchi dei colori scelti che metteremo tra le due scacchiere. A questo punto i bicchieri sono asciutti, non ci resta che posizionarli capovolti nelle due scacchiere. Mi raccomando, la situazione di partenza deve essere la stessa per entrambe le scacchiere e deve rimanere uno spazio vuoto che sarà quello che ci permetterà di muoverci. Infatti, vincerà il gioco chi per primo riuscirà al via a allineare i tre colori così come il nostro cartoncino ce li rappresenta. Divertente, vero? Beh, è un modo per passare un po' di tempo insieme a mamma, papà, ai vostri fratelli o a qualche amico. E adesso, prima di salutarci, andiamo al nostro indovinello della scorsa settimana. Allora, per chi se lo fosse perso o per chi non se lo ricorda, lo ripeto velocemente. Ascoltate. Tra gli scogli sommarine. In cima ai monti sono alpine. Ce n'è una che è polare, ma la vedi anche dal mare. Con le nubi ce ne andiamo. Indovina un po', chi siamo?
Bravissima Silvia da Osimo che ci ha scritto per prima e ha indovinato ovviamente e bravi tutti che avete indovinato che si trattava proprio delle stelle. Invece per la prossima volta vi lascio questo breve indovinello, ascoltate bene anche questo. Che cos'è quella cosa che più è nera e più è pulita? Ma che cos'è? Aspetto le vostre risposte come sempre, numerosi mi raccomando, e noi ci vediamo la prossima settimana. Vi mando un abbraccio forte forte e un bacione gigante. Ciao bimbi! Dalla vostra Chiucchiù! Ciao a tutti! Tutti i bimbi del reparto del Salesi! Ciao! Oggi ho un'avventura speciale da proporre insieme a voi. Perché è successo una cosa davvero particolare. Adesso ve lo spiego. Zao vuole fare amicizia. È un mio caro amico, ma vuole imparare ad essere amico anche di altri amichetti come lui, di altri simpatici animaletti come lui. Vogliamo provare a dare qualche consiglio a Zao? Vediamo un po' che cosa ci avete scritto in fatto di fare amicizia con altri amichetti. Allora, Zao, vieni. Saluta un po' i bimbi. Ciao a tutti. Allora, Zao, ho detto ai bimbi a casa che ci seguono dal reparti e che sono anche a casa che ci guardano dalla TV, ho detto che abbiamo bisogno di alcuni consigli per imparare a fare amicizia. Ci proviamo? E allora qualche bambino ci ha scritto alcune cosette che tu dovrai mettere poi in pratica. Sei pronto? Sì, no, ma no, tranquillo, che è una cosa che poi si fa piano piano, non è niente di troppo assurdo. Allora, ad esempio, una bambina che si chiama Sofia ci ha detto che si fa amicizia quando si fa qualcosa per qualcuno. Si è amico quando si aiuta gli altri. Vuoi provare? Dai, vogliamo provare, Zao? Dai, allora andiamo, dai.
Già, ok, che hai tolto un po' di pulcette al cane Ugo, però nel senso, magari devi fare anche qualcosa che, ecco, una sorpresa, ok, però ecco, magari anche devi cercare di fare qualcosa di utile che a quel bambino, quel cagnolino può servire, capito? No? E Zao, in quel caso Ugo voleva dormire, quindi lo dovevi lasciar dormire. No, vabbè, dai, ci riproviamo, dai, proviamo con Rosetta, va bene, andiamo a provare con Rosetta, dai, vediamo quello che succede. Zao! Mi sa che abbiamo preso un momento strano per Rosetta. Sì, lo so, però non ti devi demoralizzare. A volte capita che ai gattini non ci sia particolarmente, non siano nel momento giusto, insomma. Però ci riproviamo un'altra volta, va bene? È andata così? E intanto sai che cosa c'è? Ci andiamo a fare una bellissima merenda. Che ne dici? Ci andiamo a... Che c'è? Non mi guardi così? Perché mi guardi così? No, non mi guardare strano, Zao. No, cosa c'è? No, ho capito che la merenda sono le pulci, ma Zao, no, basta, se fai così sei antipatico, basta, basta.